Un Pescara meno bello del solito pareggia all'Adriatico per 1-1 con un ottimo Vicenza, evitando allo scadere la seconda sconfitta interna della stagione, grazie al solito La Padula che si inventa al 93esimo un Eurogol che regala al Delfino un pareggio sicuramente importante al cospetto di un Vicenza che ai punti avrebbe meritato qualcosa in più. Recriminazioni in casa ospite per l'arbitraggio di La Penna che nel finale non ha convinto in alcune sue decisioni. Si comincia in un clima di festa vera con il rinnovo del gemellaggio fra le due tifoserie. In campo ovviamente i giocatori delle due squadre non possono però fare sconti. Nel Pescara formazione della vigilia confermata con Torreira e Benali a centrocampo e con Verde trequartista a supporto delle due punte La Padula e Mitriza. Nel Vicenza spazio a Debagua in attacco al posto di Rajcevic colpito da una indisponibilità poco prima della partita. Parte bene la formazione ospite al terzo e l'ex Bagua a concludere debolmente in area davanti a Fiorillo. Pescara inizia a premere ma al dodicesimo c'è un brivido con un tiro di poco alto di Vita. Al 28esimo arriva l'occasione più ghiotta che capita ai piedi dell'ex pescarese Ebagua che parte in posizione regolare chiamando poi Fiorillo ad un miracolo in calcio d'angolo. Dalla parte opposta e al 29esimo La Padula a non riuscire a trovare la zappata giusta. Nel Pescara si vede non poco Mitriza che prima al 31esimo mette alto e poi al 34esimo allarga troppo il compasso spedendo la sfera di poco a lato. Al 38esimo tocca anche a capitan Memushai che dai 20 metri mette il pallone di poco fuori misura. L'ultimo acuto del primo tempo è di marca ospite con un tiro di Galano che al 49esimo per poco non beffa Fiorillo dopo una deviazione fortuita della difesa biancazzurra. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo e dopo una fase equilibrata al 12esimo è Galano su punizione a chiamare ad una respinta difettosa il portiere biancazzurro Vincenzo Fiorillo. Galano ci riprova al 16esimo trovando ancora la risposta del portiere pescarese. Oddo vuole vincere, getta nella mischia Pasquato e Cocco al posto di Verde e Mitriza con la squadra veneta che però non arretra e che anzi trova al 28esimo il gol del vantaggio con Signori che dopo una respinta difettosa di Fiorillo mette in rete da due passi. Scende il gelo all'Adriatico con Fornasier che poi si infortuna e lascia il campo ad Acosta, ma le sorprese sono dietro l'angolo visto che al 39esimo La Padula cade in area con La Penna che concede il rigore ed estrae il rosso diretto per Sampirisi. Dal dischetto però Memushai sbaglia mandando il pallone fuori fra l'esultanza dei giocatori vicentini. Ma dietro l'angolo c'è sempre La Padula che al 93esimo si inventa il gol del pareggio che da solo vale il prezzo del biglietto e salva così il Pescara dalla sconfitta. Ora il pensiero va già alla gara di Cagliari. Ma sono contento perché la squadra non molla mai. Non si può vincere sempre, non si può sempre giocare benissimo. Ci sono partite in cui trovi delle difficoltà, però questa è una squadra che non molla mai e oggi c'è stata la dimostrazione, insomma, andare sotto in una partita dove probabilmente non meritavi di andare sotto, che era equilibrata, poi vai sotto, sbagli il rigore, insomma, avrebbe buttato giù un elefante. Invece noi abbiamo continuato, ci abbiamo creduto e siamo stati bravi a racciuffare questo pareggio. E poi domani vedremo se sarà un punto guadagnato o due punti persi. Sì, voi sapete che io non sono legato ai moduli, io cerco sempre di mettere i giocatori in condizioni migliori per esprimersi al meglio. Oggi giocavano Mitriz e Verde, in questo momento per caratteristiche loro ho pensato che sono più bravi, li avrei messi al loro agio giocando un po' più aperti. E quindi io ho fatto questo, ma nulla di strano, cioè, insomma, le ultime tre partite le abbiamo vinto con questo modulo alla fine, quindi siamo in grado di farlo, l'abbiamo fatto come l'abbiamo fatto in altre circostanze.